Il Covo, l'ultimo rifugio da latitante del superboss Matteo Messina Denaro. Siamo a Campobello di Mazzara, in vicolo San Vito, e qui, quell'appartamento dove vedete l'assembramento di carabinieri, i militari del Rosso hanno individuato l'ultima tana dell'ex Primo La Rossa. Un appartamento con un arredamento sofisticato, l'impronta del boss fino alla fine, che non ha rinunciato ad agio e comodità. Quando è stato arrestato, al polso aveva un orologio da 35.000 euro. In questi 30 anni, oltre a partecipare attivamente alle strategie di Cosa Nostra, lui ha condiviso e portato avanti la strategia stragista di Cosa Nostra. Nell'abitazione intestata ad Andrea Bonafede, dove Messina Denaro abitava da almeno 6 mesi, i RIS di Messina continuano a catalogare, a ispezionare ogni angolo a fianco dei Ross. Ci vorranno giorni, mentre si allunga la lista degli indagati con Alfonso Tamburello, il medico di Campobello di Mazzara, che aveva in cura il paziente Andrea Bonafede, il nome di copertura del boss. Ma non è finita, si continuano a cercare eventuali altri covi e soprattutto documenti, perché da ieri, da quando ha pronunciato il suo nome, la cronaca di un arresto è diventata storia. Come ti chiami? Detto, Matteo Messina Denaro. Era l'uomo più ricercato d'Italia, un latitante diventato quasi un fantasma, 30 anni di fughe vicine, lontane, fino alla cattura nella sua Sicilia. Palermo, ore 8 di ieri, il superboss Matteo Messina Denaro si presenta all'accettazione di questa clinica privata, la Maddalena, deve fare un tampone per poter ricevere delle cure oncologiche. Questa è stata la svolta, perché la terapia oncologica richiede una prenotazione. La prenotazione è stata fatta e noi abbiamo avuto la certezza della prenotazione sabato. Fine corsa per Usicco, l'ultimo stragista di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, il padrino latitante dal 1993, condannato all'ergastolo per decine di omicidi, il piccolo Giuseppe Di Matteo sciolto nell'acido, per le stragi del 92, Capaci, Via D'Amelio, e gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Con il padrino viene fermato anche il suo complice, Giovanni Luppino, un commerciante incensurato di Campobello di Mazzara. Il boss non viene ammanettato, ma saldamente scortato dai carabinieri, attraversa a piedi il viale della clinica per essere portato via. Applausi, commozione, Palermo dice grazie, l'Italia intera segue commossa, e ora si dovrà fare chiarezza sulla rete di protezione, su coloro che hanno favorito la latitanza, i documenti, il patrimonio illecito, sui tanti misteri ancora, sulle stragi che il boss trapanese, trasferito nella notte nel supercarcere dell'Aquila, continua a custodire. Generale, oltre al nome, ha detto qualcos'altro? No, nient'altro, però era sconfitto.